The New Stories. La tua informazione libera. L'omicidio di Tommaso Onofri è un tragico fatto di cronaca nera avvenuto il 2 marzo 2006 a Casalbaroncolo, frazione di Parma. Il piccolo Tommy venne rapito dalla casa di famiglia per ottenere un riscatto, credendo erroneamente che i genitori fossero benestanti. Tuttavia, i rapitori uccisero il bambino pochi minuti dopo il sequestro, probabilmente temendo l'intervento delle forze dell'ordine. La verità emerse circa un mese dopo, quando il muratore Mario Alessi e il complice Salvatore Raimondi confessarono il delitto e rivelarono il luogo dove avevano occultato il cadavere. Anche Antonella Conserva, compagna di Alessi, fu condannata. Dopo 18 anni, c'è una svolta controversa. Salvatore Raimondi ha ottenuto la semilibertà. Raimondi, condannato a 20 anni, ora esce la mattina presto dal carcere di Forlì per lavorare come magazziniere. Durante il processo, i giudici credettero alla versione di Raimondi. Fu lui a rapire Tommy e a lasciare un'impronta sul nastro adesivo che legò la famiglia, mentre Alessi uccise il bambino. Alessi fu condannato all'ergastolo e la conserva a 24 anni. Paolo Onofri, padre di Tommy, morì nel 2014 dopo anni in coma in seguito a un infarto, profondamente prostrato dalla perdita del figlio. Paola Pellinghelli, madre di Tommy, ha espresso la sua amarezza alla Gazzetta di Parma. «Provo una profonda amarezza quando sento parlare di permessi, sconti o semilibertà». La sua dichiarazione riflette il dolore e la frustrazione dei familiari di Tommy, mentre Raimondi inizia a riassaporare una parziale e vergognosa libertà. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.